Buonasera! Siamo tornati con i capelli da pioggia, sì, tutti mezzi crespini e... Mazza! Siamo qui con questo mega sacchettone, mi piacerebbe dirvi che è un haul di H&M, ma non lo è. Si tratta dei prodotti finiti, di questo periodo qua, diciamo così. Allora, cominciamo perché ne ho un pochini. Più che altro sono voluminosi comunque. So che vi interessa e a me piace guardarli, quindi continuerò a farli. Primo prodotto, questa qui che abbiamo finito in diretta, All Together, ed è la Testa Nera Palette Hold and Flex Spray, tenuta extra forte. Mi è piaciuta un casino, perché veramente non c'era niente che teneva i miei ricci, i boccoli, non c'era assolutamente niente, invece ho chiesto su Facebook e su Facebook da voi mi è stata consigliata questa qui e l'ho usata con goduria, lasciatemi passare questo termine, goduria, mi è piaciuta molto. Se vi steste chiedendo il trucco qual è quello che ho realizzato per l'ultimo look del progetto Nintendo, quindi trovate la foto sia su Instagram che su Facebook se vi interessa. Poi ho finito queste salviettine struccanti di Marie Anou. Sono 25 Facial Cleansing Wipes with Aloe Vera. Sono delle sralviette struccanti e devo dire che non le ho trovate male. Non sono fan delle salviette struccanti, però mi sono piaciute molto di più, sia molto di più di quelle che ho finito nell'altro video. Quelle della Yes Too. Almeno queste non sanno di torta al limone chimica. E sono anche più impregnate, mi sono piaciute. Se a qualcuno piacciono le salviette struccanti, per inciso, io le ho usate per togliere il più grosso perché gli occhi non me li strucca, cioè bisogna sempre andarli di acqua micellare o bifasico. Con la salvietta struccante tolgo il più grosso. A proposito di, questa è la seconda che finisco, ho già cominciato la terza. Lo sapete, scusate, ma ho qualcosa nell'occhio. Chi mi segue forse da un po' più tempo lo sa quanto io ami l'acqua micellare di Collistar. Da quando uso questa, io non ho più bisogno del bifasico perché strucca benissimo anche gli occhi. Quindi ho trovato un po' di difficoltà, chiamiamola difficoltà, ma non è difficoltà, con l'I Love Extreme, però. Bisogna stare lì un attimo di più, però vi giuro, poi io non ho più avuto neanche congiuntiviti, che ho avuto un sacco di congiuntivite a causa dei bifasici, anche quelli più delicati. Questa qui basta, cioè adoro. E io la sciacquo sempre, perché a volte me lo chiedete, ah, ma tu non la sciacqui? No, no, io la sciacquo sempre, perché anche se dicono, ah, oh, no, è acqua, eccetera, io non ci riesco a stare. Non è come lavarsi il viso, ecco. Ho finito questo balsamo della Redken Smooth Lock Conditioner Thermal Care for Dry Unruly Hair. Dovrebbe aiutare a lisciare il capello, per questo hanno messo la piastra e il phon, perché smooth vuol dire allisciare. Io più che altro ho problemi di capello un po' crespo, un dritto mosso crespino, quindi con questo qui dovrebbe aiutarmi a tenerli tranquilli, un po' meno crespi. Vi dirò un buonissimo profumo, però io sono abituata al mio TGS Factor, che è una bella crema. Questo qui l'ho trovato più sbrisolone, tipo non come i balsami da supermercato, però sempre sbrisolone. E a me non è che piace tanto questa cosa qua. Quindi sì, lo posso consigliare a chi vuole provare un buon balsamo, perché comunque non si può dire che sia il male. Sicuramente preferisco il mio TGS Factor. Abbinato al balsamo, io avevo preso questo qui e li ho usati insieme, sempre Redken Fresh Curls Shampoo Lasting Frizz Fighting Power for Curly Hair. Io non ho i capelli ricci, mossi, cioè oddio, li ho un po' mossi, barra lisci, non lo so, non si è ancora capito. Comunque, questo qui dovrebbe aiutare i capelli ad essere comunque nutriti, ma leggeri e combattere il crespo. Infatti è molto delicato perché è pensato per i capelli
Ricci. Io l'ho provato e vi devo dire, non mi ci sono trovata male. Solo che io continuo a preferire il mio Kerastase non tanto per una questione di capello in lunghezza, ma per una questione di cute. Al di là del fatto che facendo ginnastica mi si sporcano molto più in fretta perché sudo parecchio, proprio sento la cute, quindi sudo e si sporcano più in fretta, ma anche se non facessi ginnastica, quando non facevo ginnastica i miei capelli hanno la cute grassa. Quindi questo qui non è che mi teneva molto, come si dice, non riuscivo a distanziare troppi giorni come con il mio Kerastase ben divalente per cute grassa e punte sensibili, quindi preferisco ancora quello. Però chi ha i capelli ricci mossi o comunque vuole provarlo, non è un cattivo shampoo. Ho finito questa maschera qui di Kerastase Mask Intense Nutritive con il tappo arancione ed è per capelli che hanno sete, sostanzialmente. A me il profumo piace tantissimo, è un profumo profumoso, non sa di albicocche o no, è un profumo chimico, non lo so. E, mi è piaciuta molto, sì, è molto ricca, non ce ne vuole tantissima e nutre abbastanza bene. L'unico neo è che forse appesantisce un po' il capello, infatti io non è che la tenessi in posa tantissimo perché i miei capelli vanno giù con niente, quindi però mi piace tanto, quindi è un acquisto che potrei rifare. Scusate se parlo un po' incasinato, però veramente era da un po' che non facevo video, quindi un po' una settimana e mezza, due, però se non si fanno con costanza si perde il giro, eh. Ho finito la Avène Cold Cream, che dire di più? Ho già detto tutto forse, l'amo specialmente per la stagione invernale, comunque fredda, autunno, inverno, mi piace tanto, è l'unica crema mani che non mi fa venire i tagli, mi tiene le mani idratate, mi piace anche metterla magari in uno strato, non dico abbondante, ma lasciarla morbida e mettere dei guantini di cotone. Per tenere le mani idratate, mi piace tanto. Ho finito la I Love Extreme di Essence e posso dire che è il mio mascara preferito di tutti i tempi. Amo la sua formulazione, amo lo scovolino e amo il prezzo, perché a 3 euro di mascara, vi giuro, io non ho mai provato niente di simile, anche ai tempi del Fossil, per carità, però ragazzi, cioè 3 euro di mascara. Quindi io super fan della I Love Extreme, vi giuro ne sto provando anche altri, ma non ce n'è, questo è il migliore. E ne sto provando altri che, ahimè, cioè io ormai mi sono abituata benissimo con questo e lo vedete anche nei video. Nei video vecchi, le ciglia che mi fa, robe che metto le ciglia finte, le mezze e quelle esterne e non si vede la differenza. Quindi io da brava ragazza ho chiesto consiglio a voi che ne sapete di più e sto conservando lo scovolino che lo puccio dentro agli altri mascara che riesco a usare meglio, perché io se uso un mascara che fa delle ciglia che non mi esaltano, fa le ciglia troppo naturali e così mi innervosisco perché non mi piace, non mi piace. Quindi con questo qua, con questo scovolino, eccetera, riesco a dare una pompatina in più ai mascara che non mi gustano. Ho finito questa nebbia fissante barra Fix Plus fatta a mano che mi è stata data da una di voi in centro a Milano tempo fa e la ringrazio ancora tanto perché ha un profumo buonissimo, non so che cos'è, non sa di biscotti o cose dolci, non lo so, è buonissimo e fissa molto bene, mi è piaciuta tanto, quindi ci tenevo a farlo vedere e grazie. Attenzione perché ho finito l'Advanced Night Repair di Estée Lauder contorno occhi. Cacchio. Tanti soldi, tanti soldi, tanti soldi buttati nel Cessus perché a me non ha fatto niente. Era un'ammassata di siliconi, e se lo dico io, un'ammassata di siliconi sotto gli occhi, non mi ha schiarito le occhiaie, non mi ha attenuato segni di espressione, non ha fatto niente, niente, e ne metto meno e lo picchietto, e lo tiro e lo metto così, e lo metto colà, e lo picchietto di nuovo, e ne metto di più, e ne metto di meno, e lo uso tutte le sere e non succede un cavolo.
Niente, ragazze, no, no. Un altro di buono qua, si dice alle mie parti, un altro de bon comunque. Claron, de fatica et clair contour des yeux, insomma, un gellino contorno occhi, una cacata perché non ha fatto una fava su questo, lo usavo come contorno occhi giorno e devo dire che li ho beccati perché li stavo usando insieme, quindi proprio il niente per il mio contorno occhi arido e triste. Comunque, veramente una cacata perché non ha fatto niente. Assolutamente niente. Tant'è che io arrivata a metà ho detto che cacchio stiamo a fa qua Carlotta? Io alla mia immagine riflessa nello specchio. E quindi cosa ho fatto? L'ho usato come crema per il collo. Beh, sono soddisfazioni. Ho finito, evviva di creme, questa qui di Olaz, trattamento rassodante 24 ore anti-rughe, comprata al supermercato in un periodo di magra, di sordi. Mi piace tanto il profumo, mi ricorda le creme della nonna, no, della mamma. Però, boh, nel senso, sì. Non lo so, aveva una consistenza strana, mi ricordava la consistenza dell'elicina, che a me non piaceva. L'ho usata una volta, non mi ha neanche fatto chissà che effetti, però ha una consistenza che non mi è piaciuta, orribile, non mi piaceva. E questa qui gli andava un po' dietro, però non è che abbia notato chissà che grandi effetti rassodanti o cose del genere. Era una crema un po' così. Usti, ho finito questo gel che avevo fatto vedere nel video della detergenza, eccetera. L'Oreal Tripla Attiva Gel Detergente. Lo usavo comunque con il mio panno, anche se qui non lo dice, con il mio panno in mussola del Cleanse & Polish di Liz Earl. E sì, è carino. L'unica cosa è che a me piace quando si crea un bel balsamo, perché mi sembra che tolga meglio anche residui di crema della notte oppure residui di trucco quando lo uso alla sera. Questo non faceva niente perché era un gel. Però devo dire che comunque non era male. Oddio. Devo dire che comunque non era male, quindi un prezzo accessibilissimo. Si trova al supermercato, ci può stare. Ho finito, ahimè, il Clinique All About Eyes Rich e questo qui continua ad essere uno dei miei preferiti e questo qua è il secondo e il terzo che finisco e lo devo consigliare a chi magari ha contorno occhi secco, lo consiglio tanto, continuo a consigliarlo, lo tengo da giorno, io si può usare anche comunque mattino e sera. Certo è che se lo metto di giorno non è che poi vado subito a truccarmi, aspetto un attimino, 5-10 minuti, in modo che si assorba bene perché è la consistenza rich, quindi è quella più ricca. Altro must, ho finito questo qui di Minai Nail Polish Remover acetone free. Oily Fortifying, rinforzante oleoso per le mie unghie sfigate, che non vi sto neanche a far vedere, che si sdoppiano costantemente. Questo qui è un acetone, non acetone, è un rimuovi smalto, un leva smalto, piuttosto delicato e dicono idratante, nel senso che non secca le unghie. In effetti io sto usando questo qui di Essence, che anche questo è senza acetone, toglie lo smalto che è una cosa fighissima, veramente lo toglie in un nanosecondo. Con questo qui devo smanettare un po' di più per toglierlo e mi pasticcio anche di più. Quello lì va via. Ho come l'impressione che secchi un po' le unghie, che questo sia molto, molto, molto più delicato. Considerazioni così aeree. E poi ho finito questo qui che è il Notti Magiche. Notti Magiche di Lush Gel Doccia, era edizione limitata di questo inverno e l'avevo preso insieme al Fate Voi e l'ho adorato, specialmente alla sera quando fuori fa freddo, eccetera, perché sa di lavanda e a me la lavanda piace da morire, cioè proprio mi piace tantissimo la lavanda, il colore, il profumo mi rilassa, mi piace, mi piace, mi piace, quindi ale. A nozze ci sono andata con questo. Basta, io ho finito. Questa era la mia carrellata di prodotti finiti per questo periodo. Sapete che non lo faccio ogni mese, lo faccio quando raggruppo cose, quando
quando raggruppo un po' di cose, poi ci lamentiamo se i video sono lunghi, effettivamente potrei farlo anche più di frequente, però il tempo, ragazze, non è sempre clemente, nel senso che ultimamente ne ho avuto veramente, veramente, veramente poco e quindi chiedo scusa. Lavorando tutto il giorno non è facile trovare un po' di tempo, anche perché alla sera ho cose da fare, il weekend ci sono cose da fare. È per questo che non sono regolare con i video, non riesco a farne. A me piacerebbe farne uno a settimana, che ne so, farlo uscire sempre lo stesso giorno, però non ce la faccio, è una cosa impossibile. Quindi io vi ringrazio, ho visto che il numero cresce sempre di più e la cosa mi imbarazza, oltre che a farmi grande piacere, però comunque mi imbarazza tanto perché non riesco a capacitarmi di tutte le persone che si fermano a guardare le quattro cavolate che dico così in amicizia e sono tanto contenta, veramente non pensavo di avere così tante persone che guardano queste cose e guardano me perché magari piace il mio modo di pormi o esprimermi, non lo so. Comunque davvero vi ringrazio tanto e vi chiedo se volete di, come si dice, di aggiungermi su Facebook perché io lì scrivo tutti i giorni, anche più di una volta al giorno, cioè mi piace veramente sparare cavolate in allegria tutti i giorni su Facebook, quindi se volete vi lascio il link nell'info box, mi farebbe tanto piacere se magari mi aggiungeste anche lì, vi lascio comunque anche Instagram se volete, anche lì. Non pubblico foto tutti i giorni, però perché sarebbero tutte uguali, tipo io in ufficio. Sarebbe un po' noioso, quindi vi lascio i link ai vari social network che odio sotto e basta. Passate una buona serata, una buona giornata. Ciao!